In questo video mi piacerebbe parlarvi di alcune cose che non si dicono mai o quasi quando si parla di sostenibilità. Vorrei che fosse un video sfogo, se così posso definirlo, perché mi piacerebbe condividere con voi la mia esperienza e in particolare le difficoltà che sto incontrando nel rendere il mio stile di vita più sostenibile. Spero che le mie parole possano essere di conforto a qualcuno che magari si trova nella mia situazione, oppure che invoglino qualcun altro a dare qualche consiglio che ritiene utile per aiutare persone come me, ad avere uno stile di vita più consapevole. Io sono Miriam e in questo canale condivido il mio percorso verso uno stile di vita più lento e consapevole e quindi anche più sostenibile. Innanzitutto vorrei fare una piccola premessa su cosa si intende con avere uno stile di vita sostenibile. Secondo me, vivere sostenibile significa essere consapevoli degli effetti che hanno i nostri comportamenti. Tutte le nostre azioni quotidiane hanno degli effetti sull'ambiente che ci circonda e quindi vivere in modo sostenibile significa scegliere di fare ciò che permette di ridurre l'impatto negativo delle nostre azioni su questo ambiente circostante, quindi scegliere di fare cose che inquinano di meno e che permettono di non danneggiare noi stessi ma neanche gli altri. Allora faccio un esempio pratico per far capire meglio il discorso. Se ho bisogno di una maglietta, posso scegliere di comprare una maglietta comunque in un grande negozio di abbigliamento a basso prezzo e appunto questo avrà degli effetti perché magari quella maglietta è stata prodotta in paesi poveri, comunque avendo anche lavoratori che producono quella maglietta pagati molto poco, oppure può essere prodotta con materiali inquinanti e che non fanno bene all'ambiente. Oppure posso scegliere di andare ad acquistare magari una maglietta più di qualità, che magari mi costa un pochino di più, però è una maglietta prodotta con un materiale di qualità, magari certificato e naturale, e magari anche dietro diciamo, un processo produttivo che appunto paga giustamente i lavoratori e così via. Quindi di fatto il fatto che io devo comprare una maglietta rimane sempre lo stesso, ma quello che io scelgo di acquistare ha dei grossi effetti sia sull'ambiente che sulle persone che lavorano appunto per fare tutto ciò, ma anche su me stessa, perché di fatto poi io indosso la maglietta e se magari è fatta con materiali poco sani, potrebbe avere anche aspetti, diciamo, effetti negativi su di me. Ma perché è così importante avere uno stile di vita sostenibile? Perché sempre più persone si stanno interessando a questo argomento? Innanzitutto è importante perché ormai avere questo stile di vita è una necessità per salvare il pianeta. È una nostra responsabilità imparare a soddisfare le nostre esigenze oggi senza però lasciare una, diciamo, situazione negativa a tutte le generazioni che verranno dopo di noi. Ma secondo me non dobbiamo parlare solo di futuro, perché di fatto noi viviamo qui oggi e gli effetti di tutto l'inquinamento che abbiamo prodotto e che stiamo ancora producendo li stiamo già notando sulla nostra salute. Personalmente non mi sono avvicinata al tema della sostenibilità da tantissimo, ma all'incirca 2 o 3 anni fa. Dopo un periodo molto stressante, ho iniziato ad avvicinarmi alla filosofia del minimalismo perché sentivo proprio l'esigenza di alleggerirmi dai troppi stimoli e dalle troppe cose che avevo. E quindi ho appunto iniziato ad avvicinarmi alla filosofia del meno è meglio. Questo mi ha iniziato a far diventare più consapevole relativamente ai miei acquisti, perché il discorso è proprio quello di acquistare meno e quando si acquista si cerca di privilegiare prodotti di qualità e che durano più a lungo nel tempo. Nel frattempo sono anche andata a vivere con il mio ragazzo circa 2 anni fa ormai e questo mi ha dato un'ulteriore libertà e autonomia nello scegliere cosa volevo acquistare e quindi cosa volevo fare entrare in casa.
In questi anni ho iniziato a capire in maniera molto graduale che la sostenibilità riguarda davvero tutti gli ambiti della nostra vita e per questo motivo, secondo me, è impossibile, praticamente impossibile, diventare completamente sostenibili dall'oggi al domani. La sostenibilità riguarda cosa mangiamo, cosa indossiamo, ma anche come ci spostiamo da un posto a un altro, come viaggiamo, i posti che frequentiamo, cosa compriamo. Insomma, tutto quello che facciamo nella nostra vita è collegato al discorso della sostenibilità. Arrivati a questo punto, vorrei condividere con voi alcune mie riflessioni su questo tema e in particolare alcune difficoltà che io sto incontrando in questo mio percorso verso una maggiore consapevolezza. Innanzitutto iniziamo col tema del cibo. Ormai si sente quotidianamente parlare di alimentazione vegana e vegetariana e sono comunque degli argomenti nuovi per la maggior parte delle persone e sono quindi tutti da scoprire e non aiuta il fatto che ci siano comunque tante opinioni diverse da parte degli esperti in materia e questo comunque rende difficile creare un po' di chiarezza. Personalmente io nutro ancora dei dubbi in merito a come cambiare la mia alimentazione, anche se specifico che non sono di fatto contro a nessuna di queste opzioni. Per questo motivo al momento ho scelto un'opzione intermedia e quindi diciamo mangio soprattutto vegetale, limitando molto carne e pesce. Mi tocca il discorso legato alla sofferenza, allo sfruttamento degli animali e anche all'inquinamento del pianeta e capisco sia necessario assolutamente fare qualcosa, però allo stesso tempo sono un po' preoccupata per la mia salute. Perché secondo me in questi casi il fai da te potrebbe essere rischioso e non tutti magari hanno la possibilità di rivolgersi a un medico e il rischio potrebbe essere quello nel lungo termine di andare incontro a magari carenze di tipo nutrizionale o comunque ad altri problemi correlati. Ad esempio comunque in futuro mi piacerebbe creare una famiglia e il fatto ad esempio di pensare di affrontare una gravidanza o comunque una crescita di bambini con un'alimentazione di tipo vegano, questa cosa non mi dà sicurezze. Oppure un altro dubbio che appunto io mi pongo in merito a questa questione dell'alimentazione è: se sempre più persone adottassero uno stile di vita vegano, ad esempio, questo sarebbe sostenibile per il pianeta e per la società? Ad esempio, mi spiego meglio, se tutti mangiassero determinati tipi di cibi, significa che comunque dovremmo incrementare la produzione di quei tipi di cibi. E comunque non mi è chiaro poi l'impatto, diciamo, che questo avrà sul pianeta. O comunque un altro dubbio è il fatto che i medici raccomandano per avere una dieta vegana equilibrata l'assunzione di determinati tipi di integratori per avere appunto una situazione bilanciata. E quello che mi chiedo io è se sempre più persone adottassero questo stile di vita, bisognerebbe produrre molti più integratori, compresse, insomma, questi integratori da assumere e non è detto che comunque i processi produttivi per produrre questi integratori siano di fatto così sostenibili. Un altro aspetto che volevo condividere con voi riguarda il fatto che mi sto accorgendo di quanto sia in realtà importante, in quanto pesi per noi l'opinione degli altri su quello che facciamo. Mi spiego meglio, ad esempio quando magari mi trovo con un gruppo di persone vegetariane o vegane, inizio a sentirmi sbagliata quando magari, non so, devo scegliere un piatto e non lo scelgo con questo determinato tipo di alimenti. Mentre al contrario, quando mi trovo con persone che mangiano tranquillamente carne e pesce, mi sento proprio sbagliata a fare magari invece scelte vegane e vegetariane. Quindi in sostanza intendo dire che il gruppo di persone con cui ci troviamo può influenzare molto il nostro comportamento. A voi capita mai di sentirvi a disagio relativamente alle vostre scelte alimentari in base al gruppo di persone con cui siete? Passando dal discorso cibo al discorso prodotti sostenibili in generale, come ad esempio abiti, prodotti per la cura di sé e così via,
io mi chiedo quanto al momento comprare prodotti sostenibili sia realmente sostenibile per le persone. Infatti, molto spesso i prodotti sostenibili sono molto più cari rispetto agli altri comuni prodotti. E secondo me non è scontato che una persona sia in grado di comunque scegliere sempre l'alternativa sostenibile, come ad esempio scegliere uno shampoo solido da 15 euro piuttosto che uno shampoo del supermercato da 2 o 3 euro. Inoltre, in più, si aggiunge il fatto che magari provare dei prodotti sostenibili significa anche doversi abituare col tempo e quindi magari si spende una cifra più consistente per un prodotto, ma poi non ci soddisfa anche neanche pienamente e quindi ci sentiamo più insoddisfatti. Ad esempio, compro lo shampoo del supermercato a 3 euro e sento i capelli perfetti, compro uno shampoo solido e magari non mi ci trovo, i miei capelli sono secchi, non riesco a pettinarli e così via, e magari per trovare quello giusto ne devo sperimentare tanti. Oppure un'altra cosa che a me succede è il fatto che magari sto cercando qualcosa, un prodotto sostenibile in particolare, e non trovo quello che fa per me e quindi devo, diciamo, scendere a compromessi con, diciamo, quello che trovo. E questo non è così semplice, perché almeno per come sono fatta io mi crea una sorta di senso di colpa, perché di fatto so che non sto facendo la scelta che vorrei, ma allo stesso tempo in quel momento non posso fare altrimenti. In altre cose invece, al contrario, ci sono tantissime alternative sostenibili o comunque che si dichiarano sostenibili e quindi mi sento bloccata nel scegliere una cosa piuttosto che l'altra, anche perché sappiamo bene che cadere nel greenwashing è facile. Per chi non lo sapesse, il greenwashing è quando un'azienda si dichiara di fatto sostenibile, ma in realtà non lo è. Ultima mia incertezza che volevo condividere riguarda il fatto che a volte mi chiedo se sarà veramente possibile raggiungere questa tanto desiderata sostenibilità. È davvero difficile cambiare la nostra cultura e le abitudini con cui di fatto siamo cresciuti. Non è facile cambiare le abitudini alimentari dall'oggi al domani e neanche porsi delle domande su alcune cose che riteniamo scontate e che sono state sempre così. Ad esempio, io per lungo tempo non ho capito perché dicessero che i formaggi, la produzione dei formaggi fosse di fatto peggio a quella della produzione della carne. Non capivo perché avevo la mia idea, eppure poi io in realtà ho capito quando sono andata a informarmi meglio. Inoltre, quando mi capita di parlare con alcune persone, noto proprio un senso di sfiducia e di impotenza riguardo al tema della sostenibilità, perché di fatto queste persone reputano l'impegno e l'impatto del singolo come insignificante rispetto a tutto un sistema più grande come industrie, eccetera, che di fatto sembrano nella pratica ancora fregarsene di questo tema così importante. Per quanto riguarda me, io sto trovando un punto di equilibrio grazie alla filosofia slow. Infatti, sto vedendo che tutto ciò che è fast, che è veloce, come la produzione veloce di oggetti, di vestiti, di alimenti, come gli allevamenti intensivi e così via, è molto inquinante. Ritornando a una dimensione di vita più lenta, come facevano in passato, e quindi anche andando a ridurre il consumismo che è alla base di questi comportamenti così eccessivi, si arriverebbe a una dimensione già più sostenibile rispetto a quella attuale. Insomma, avere uno stile di vita sostenibile è un impegno fatto di alti, bassi e compromessi. Ci viene chiesto di consumare il meno possibile e di gettare il meno possibile. Ci richiede un cambio di mentalità e una mente non focalizzata solo sul presente, ma anche in grado di garantire con le nostre azioni un futuro migliore. Spero che in futuro si facciano davvero passi avanti in tal senso, perché è davvero necessario, non tanto solo da parte nostra come singole persone, ma anche da chi più in alto di noi ha la possibilità di prendere decisioni con un impatto più grande. Nel frattempo credo che sia anche importante la condivisione tra le persone che stanno cercando di intraprendere questo stile di vita. Non con giudizio, pensando che sia una gara tra chi fa meglio, piuttosto
piuttosto con gentilezza, perché come sappiamo questo percorso non è una passeggiata e comunque tutti noi abbiamo un obiettivo comune. Fatemi sapere nei commenti se anche voi condividete alcuni dei miei dubbi a tema sostenibilità oppure se ancora meglio avete trovato una soluzione. Intanto vi mando un abbraccio e spero di risentirvi presto nel prossimo video. Ciao!